Ladies and gentlemen, all the young people, this is showtime. A belli di casa, belli miei, iscrivetevi al canale, bro, al canale proprio. Se non vi piace quello che dico, io dico, non vi può piacere, non vi può non piacere, dove lo dico, guardate dove sto. E in un momento dove la democrazia è come la liquidità della Lazio, vi lascio fare come vi pare, a belli miei, a belli di casa. Ragazzi, l'unica cosa positiva della serata è questa. Le lacrime che ho versato per i primi 10 minuti, quando ho visto Olimpia, quando ho visto il Prato, non voglio fare morale a nessuno, non mi permetterei mai, lo sapete come sono fatto io, non mi azzarderei mai a giudicare nessuno, però spero che nemmeno voi mi giudicate, perché io so 2 anni e mi mancava casa, 2 anni che non vedevo quelle scalette, 2 anni che non vedevo Olimpia, vabbè. Basta, se no mi rimetto a piangere. Per il resto, ma che figura di merda! Ma complimentoni! Ci stavo a far pià per culo, giustamente, dal Carbonaro. Perché il Carbonaro a un certo punto della partita si è girato e ha visto che c'erano più seggiolini che giocatori. La Lazio quasi titolare con la mancanza di... chi mancava? Il Leone e la mancanza... chi altro mancava? Fila... Ah, Pedro, vabbè, che comunque. Però loro 13 giocatori gli mancavano e siamo riusciti a fare mezzo tiro in porta il primo tempo. E non mi venite a rompere le scatole sul palo di Zaccagni, se cassate, ragazzi, non vi prego, non mi rompete i coglioni, perché una squadra del genere non si può. Con un'occasione del genere, dove l'Atalanta gioca con piccoli, a un certo punto è entrato Ken alla fine, all'ultimo 5. Cioè l'Atalanta ha fatto più sostituzioni di noi che non... Vabbè, l'unica cosa positiva è che ho visto la Lazio. Ho visto la maglia della Lazio. Ho visto il simbolo della Lazio. Ho visto la gente della Lazio. Perché il resto, ragazzi, il resto male male, Oggi ho fatto 3 tiri in porta. Alieni, ridateci Felipe Anderson, i mortacci vostri, avete smesso di avete finito di fare gli esperimenti con Felipe Anderson, ecco, mo ce lo potete ridare, i mortacci vostra, alieni, ridateci Felipe Anderson. Sembra Felipe Anderson del 2018, ragazzi. Oggi doveva, ci aveva detto tristezza, ti prego, vai. È entrato Lazzari, ha fatto più lui da terzino, più assist sto pazzo! Sono avvelenato, ragazzi, perché giustamente Gasperino e Carbonaro, giustamente, stava lì che si rideva come un gatto lì che è giusto. Hanno giocato con l'Atalanta F, è pareggiato con l'Atalanta F, vado dritto di qua, sì. Abbiamo pareggiato con l'Atalanta F, ragazzi. Una Lazio che oggi, chiunque di voi o chiunque di youtubers, lazialonis o cazzate del genere vi dice che la Lazio possa ambire a una posizione diversa dal sesto, settimo posto, adesso ve sta di una cazzata. Vi ripeto, se volete andare a sentire cazzate, andate a sentire Mustelide, non mi dovete rompere i coglioni a me. Andate a sentire quell'altri che fanno i speciali sul calciomercato degli mortacci vostra. Che poi sto strillando davanti alla gente, mi fate fare ste figure di merda. Quindi, Lazio, oggi... abbiamo preso 0 gol. Te credo. Muriel, un scena. Zapata, un scena. C'era piccoli, c'era, buona stella. Ragazzi, non va bene. Non va bene come non vanno bene tutti quei lazialoni di merda che si riempiono la bocca di mercato tanto per fare visualizzazioni o follower. Ah, merde! Rispettate la Lazio, merde. Rispettate la Lazio. Signor Presidente, se voi andate a Armagnà a un ristorante stellato e c'hai 20 euro,
non te mai metto a sede, eh? Cioè, quindi la prossima volta invece di far quattro con Sarri, cioè non dovete rompere i coglioni. E ancora grazie ai lazialoidi, lazialoni che continuano a romper cazzo col mercato. No, ma arriva, fateci la serie su Netflix sul mercato da Lazio, rimortacci vostra per Piadducosi, anfami, perché è quello che siete. Perché se dite cazzate ai tifosi da Lazio, ai vostri fratelli, solo per guadagnare due spicci o solo per dire no de qua de là, siete degli infami. Da Lazio non ve ne frega un cazzo, a merde. E non sto a giudicare chi non può venire, che magari abita lì o là vicino, perché ognuno c'ha cazzi sua. Quelli che sfruttano la Lazio, sono avvelenato abbastanza, però raga, ma quanto è bella la gente nostra, belli, lo voglio bene. E comunque ne lavoriamo indipendentemente. Quell'altro stanno belli a strisciare, come quelli che per fare due spicci dicono le cazzate sulla Lazio.